La Bella e la Bestia. C'era una volta un uomo molto ricco che aveva tre figlie. Un brutto giorno l'uomo perse di punto in bianco quasi tutto il suo denaro. Così fu costretto a vendere la villa in cui abitava e a ritirarsi in una casupola in campagna. Le due figlie maggiori non facevano che lamentarsi perché nessuno le invitava più alle feste. Ma la più giovane, chiamata Bella per il bel viso e il carattere dolce, affrontava serenamente la cattiva sorte. Un giorno il padre andò in città a cercare lavoro. Montando a cavallo, chiese alle figlie cosa avrebbero desiderato in dono, casomai avesse guadagnato bene. «Per me un bel vestito», disse la maggiore. «Una collana d'argento», fece la seconda. «A me basta che tu torni sano e salvo», fu il commento di Bella. «Ma Bella, ci deve pur essere qualcosa che tu desideri. Una rosa rossa da mettere fra i capelli allora», rispose sorridendo. «Ma è inverno e se non la trovi pazienza». «Farò del mio meglio», disse il padre e si allontanò al galoppo. Ma purtroppo le cose non gli andarono bene in città. Non c'era lavoro da nessuna parte. I soli doni che poté permettersi furono frutta e cioccolata per le figlie maggiori. Ma non trovò nemmeno un fiore da portare a Bella. Per di più, nel viaggio di ritorno, il suo cavallo si azzoppò ed egli dovette proseguire a piedi. Stava infuriando una tormenta di neve e il poveretto si trovò completamente sperduto in mezzo a un bosco oscuro. All'improvviso, distinse nel nevischio un alto muro e una cancellata chiusa da un lucchetto arrugginito. In fondo al viale si vedeva una grande casa dalle finestre illuminate. Ah, se solo potessi rifugiarmi là dentro. Aveva appena finito di parlare che il cancello si spalancò. Il vento lo sospinse per il viale fino all'ingresso della casa. La porta si aprì cigolando e rivelò una tavola illuminata da candele e riccamente imbandita. Si volse indietro verso il cancello e attraverso i mulinelli di neve lo vide chiudersi silenziosamente. Entrò titubante nella casa e la porta si richiuse dietro di lui. Mentre si guardava intorno nervosamente, una delle seggiole si staccò da sola dal tavolo. Era un invito a sedersi. «Beh, non c'è dubbio che sono il benvenuto», pensò. «Tanto vale che ne approfitti». Dopo aver mangiato e bevuto a sazietà, scorse di fronte al fuoco un grande sofà con una coperta di pelliccia appoggiata sulla spalliera. Un angolo della coperta si sollevò come per dire «Vieni a riposarti». E così fece. Riaprì gli occhi che era già mattino. Si alzò sentendosi completamente ristorato e si sedette al tavolo dove lo aspettava una ricca colazione. In un vaso d'argento splendeva persino una bella rosa rossa. «Una rosa rossa!» esclamò. «Che fortuna! Bella avrà il suo regalo, malgrado tutto!» Fece colazione, si alzò e preparandosi a partire, prese la rosa dal suo sottile vaso. In quel momento udì un ruggito terrificante. Il fuoco del camino sprizzò alte scintille e le fiammelle delle candele tremolarono. La porta d'ingresso si spalancò sbatacchiando e apparve una figura mostruosa. Era un uomo o una bestia? Era vestito come un uomo, ma aveva zampe pelose al posto delle mani e la testa era un intrico di pelo arruffato. «Così rubi la mia roba, eh?» ringhiò, mostrando le sue spaventose zanne. «Bel ringraziamento dopo l'ospitalità che ti ho dato!» L'uomo era mezzo morto di paura. «La prego di perdonarmi, signore, era per mia figlia Bella, ma gliela restituisco subito, naturalmente». «Troppo tardi», grugnì la bestia. «Ora tientela e portami in cambio tua figlia». «No», ansimò il padre di Bella, «no!» «E allora ti mangerò seduta stante», ruggì la bestia. «Mangia pure me,
ma non infierire sulla mia cara figlia, replicò l'infelice. Se la mandi qui, non le torcerò un capello, disse la bestia. Hai la mia parola. Ora scegli. Il padre della fanciulla accettò il terribile patto e la bestia gli dette un anello magico che, se girato 3 volte sul dito, avrebbe condotto Bella alla sua desolata dimora. Fuori dalla porta scalpitava il cavallo, guarito, sellato e pronto per il viaggio. Ma che triste viaggio fu quello, e che triste arrivo a casa quando dovette raccontare l'accaduto alle figlie. «Ha proprio detto che non mi farà del male, padre?» chiese Bella. «Ha dato la sua parola, tesoro mio». «Allora dammi l'anello», disse Bella. «E vi prego, non dimenticatemi». Li baciò uno per uno, si mise l'anello e lo girò 3 volte. In un attimo si trovò nella dimora della bestia. Il mostro non era lì ad aspettarla e non lo vide per parecchi giorni, ma la casa incantata badava a lei con molta cura. Le porte si aprivano da sole, i candelieri fluttuavano su per le scale, guidandola verso la sua camera. Il cibo compariva magicamente. Bella non era intimorita da tutti quei misteri, ma si sentiva così sola che cominciò a desiderare la compagnia della bestia, non importava quanto orribile fosse. Un giorno, mentre passeggiava nel giardino, la bestia uscì da dietro un cespuglio. Bella non poté fare a meno di gettare un grido e di coprirsi gli occhi. «Non avere paura, Bella», mormorò la bestia cercando di rendere la propria voce meno aspra. «Sono venuto solo per salutarti e per sapere se ti piace stare in casa mia». «Beh», rispose Bella, traendo un profondo respiro, «preferirei essere a casa, ma qui vengo trattata molto bene». «Allora non ti dispiace se passeggio un po' con te?» chiese la bestia. E così, da quel giorno, la bestia venne spesso a trovare Bella, ma non si sedette mai alla grande tavola con lei. Una notte di luna, Bella, che non riuscendo a prender sonno guardava dalla finestra, vide la bestia che piangeva disperatamente alla vista di un povero coniglietto morto. In quel momento Bella intuì la generosità del suo animo e cominciò ad aspettare con ansia il momento di vederlo. Una sera, che Bella stava leggendo vicino al fuoco, egli le si avvicinò e le disse all'improvviso: «Sposami, Bella». Aveva un'aria così trepidante che Bella provò pietà per lui. «Tu mi piaci davvero molto, bestia, ma non posso sposarti, perché non ti amo». La bestia le ripeté spesso la sua proposta, ma lei rispondeva sempre no, con la maggior grazia possibile. Un giorno egli la trovò in lacrime, vicino alla fontana del giardino. «Oh», disse Bella, «mi dispiace piangere quando sei stato tanto gentile con me, ma sono qui quasi da un anno e ho tanta nostalgia di casa mia e del mio babbo». Con gioia della ragazza, la bestia disse: «Puoi andare a casa per 7 giorni, se prometti di tornare». Bella promise subito e girò l'anello 3 volte. Che gioia fu quando Bella comparve nella cucina di casa sua, mentre tutti erano a cena. Adesso erano veramente felici. Bella raccontò alla famiglia del suo strano ospite e ascoltò le novità di casa. Una deliziosa settimana trascorse in un baleno, senza che la bestia desse segni di vita. «Forse si è dimenticato», si disse Bella. «Rimarrò un po' di più». Un'altra settimana passò e niente accadde. La famiglia respirava di sollievo. Ma una sera, mentre Bella si stava spazzolando i capelli davanti allo specchio, la sua immagine scomparve e al suo posto vide la bestia. Giaceva vicino alla fontana, quasi sepolto dalle foglie cadute. «Oh», esclamò Bella in lacrime, «ti prego non morire, torno subito da te». Girò l'anello intorno al dito per 3 volte e si trovò subito al suo fianco nel giardino. «Ti prego, perdonami», singhiozzò prendendo in grembo quell'enorme testone. «Io non volevo ucciderti, ti voglio bene». Cercò di togliergli le foglie dal volto, ma le lacrime l'accecavano e cadevano sulla testa della bestia.
A un tratto egli parlò e la sua voce era diversa. Guardami, bella, e guarda cosa ha fatto il tuo amore. Bella si asciugò gli occhi e vide che stava accarezzando una testa dai capelli biondi. La bestia non c'era più e al suo posto c'era un bellissimo giovane. Chi sei? Ansimò. Egli le prese il viso fra le mani. Sono un principe, rispose. Una strega mi aveva tramutato per sempre in bestia e solo l'amore sincero di una fanciulla mi avrebbe potuto salvare. Sono così contento che tu sia tornata. Ora vorrai sposarmi? Certo, mio principe. E vissero per sempre felici e contenti. Dodo e la pignatta d'oro. Dodo è uno che ha sempre fame. Mangerebbe perfino i sassi e spesso lo fa. Un giorno, mentre rosicchiava il fianco di una montagna, gnam, 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 lo vide un ladro e pensò che stesse cercando l'oro. «Voglio subito il tuo oro!» gridò puntandogli addosso l'archibugio. «Ma io non ne ho!» farfugliò Dodo. «Beh, a parte i raggi d'oro del sole su cui mi piace ballare!» E Dodo si esibì in un balletto. Chiapparirina, tattirita, mandarina, chiapparirina, se sai ballare su un raggio di sole, gli disse il ladro, sai farlo anche sull'arcobaleno? Si capisce, rispose Dodo. Beh, c'è una pignatta d'oro alla fine dell'arcobaleno, portamela qua o ti stacco il becco. Così Dodo danzò fino alla cima dell'arcobaleno, con il sole negli occhi e la pioggia che gli bagnava le piume. Dall'altra parte, in fondo all'arcobaleno, c'era la pignatta. Dodo la sollevò con il becco, ma mentre tornava sui suoi passi, l'arcobaleno cominciò a svanire. Sotto di lui il ladro gli gridò, «Presto, buttami l'oro prima che l'arcobaleno svanisca!» E Dodo glielo buttò. Ma la pignatta era così pesante che spiaccicò il ladro e le monete caddero per terra in un mucchio dorato. Dodo non sapeva che farne. «E potrei lasciarle qui?» pensò. «Ma è peccato sprecare il denaro!» E se le mangiò. Oh. Bastoncello e il carrozzone delle sorprese. Nella casetta, nel cavo della quercia, una mattina Nonna Nodo si svegliò con un gran raffreddore. Starnutì. Qualcosa non va? Chiese Bastoncello entrando nella camera dal letto. Ho preso uno spaventoso raffreddore! Si lagnò la nonna. Dammi il fazzoletto! È appeso alla porta! Ma questo coso a me pare un lenzuolo! Sghignazzò Bastoncello sollevando l'enorme fazzolettino. Non essere impertinente! Sbottò Nonna Nodo. Vai piuttosto al mercato invece mia oggi. Guarda là, c'è la lista della spesa. Ci penso io, disse Bastoncello tutto orgoglioso e si mise il cappello, quello in cui abitava Abigail, la ragnetta magica. Mentre stavano uscendo, Nonna Nodo si soffiò il suo enorme naso e tutti gli alberi del bosco intricato tremarono. In breve, Bastoncello e Abigail arrivarono alla fine del bosco e là, in un grande spiazzo, c'era il mercato ambulante.
Loro due andavano pazzi per il mercato. Era sempre pieno di gente strana, interessante. Bastoncello vagava da un indovino a un mago che faceva dei trucchi con dei palloni colorati a una vecchia signora che tesseva dei vestiti di spago. L'ultima bancarella apparteneva al dottor Foglia, il ciarlatano. «Avvicinatevi, avvicinatevi!» gridava. «Comprate un barattolo di intruglio per calvi e i vostri capelli ricresceranno folti come l'erba di un prato. È l'ottava meraviglia del mondo e costa poco, solo la metà!» «Mi scusi!» disse Bastoncello. «La mia nonna ha un raffreddore maledetto. Non ha qualcosa per curarlo?» «Ho proprio quello che fa per te, ragazzo!» mentì il dottor Foglia. «È dentro la mia tenda!» Naturalmente il dottor Foglia non aveva proprio niente, solo centinaia di barattoli di intruglio per calvi. Strappò l'etichetta di uno dei barattoli e ne appiccicò una nuova, cura rapida per il raffreddore. «Porta questa bottiglia a casa e falla annusare alla nonna, ma mi raccomando, ragazzo, non fargliela bere e stai attento che non si rovesci su qualcosa!» «Ho capito, grazie tante!» disse Bastoncello e mise il barattolo sotto il cappello per tenerlo al sicuro. Abigail, che si era addormentata nel cappello, si svegliò di colpo. «Ma cos'è questa terribile puzza?» pensò annusando il barattolo. «Bisognerà che faccia qualche magia, altrimenti nessuno vorrà più venire a farmi visita!» e agitò la bacchettina magica. «Ponfete il cappello occupato, panfete rotola sul prato!» Ma il barattolo rimase dov'era e fu invece Bastoncello ad esser magicato fuori dal suo cappello. «Ops! Mi dispiace, Bastoncello! Le mie magie vanno sempre storte!» Bastoncello si tirò su da terra e si rimise il cappello. «Non fa niente!» disse. «Guarda, Abigail, qui possiamo fare tutta la spesa!» Si era fermato davanti alla porta del carrozzone delle sorprese del signor Inganni. L'interno del carrozzone era molto più grande dell'esterno e gli scaffali traboccavano di scatole, bottiglie e cesti. Il signor Inganni era capace di venderti di tutto, dai calzini per elefante allo spazzolino da denti per topi. Bastoncello girava incantato fra i tappeti di pelle di moffetta, le ali di farfalla, le ossa di balena e i vascelli in bottiglia. C'erano nastri da capelli per avvoltoi e canzonieri per alci. C'erano abbecedari per gli gnu e un manuale delle impronte sulla sabbia. C'era una radio muta e un ritratto dell'uomo invisibile. Abigail andò in solluchero quando vide che c'era tutto un angolo riservato ai ragni, dove poteva comprare mosche in salamoia e pigiama a otto gambe. Bastoncello dette un'occhiata alla cassa e infatti là c'era il signor Inganni. «Avanti, avanti! Tu sei il piccolo nipotone della signora Nodo, vero?» «Proprio così!» rispose Bastoncello. «Lei non si sente bene oggi e allora sono venuto io a fare la spesa!» «E in che cosa posso servirti?» Bastoncello tirò fuori la lista. «Vorrei...» Si fermò quando vide che nonnina aveva dimenticato di segnare la quantità delle cose che voleva. Beh, avrebbe indovinato lui. «Allora, vorrei due sacchi di latte e una scatola di rape, due mazzi di burro e una pagnotta di pancetta.» Il signor Inganni ridacchiò. «A fette o intera?» chiese alludendo alla pancetta. «Bella croccante!» rispose Bastoncello. «Un pizzico di cavolo e un fiasco di pane, per favore.» «Nero o bianco?» «Verde, prego!» disse Bastoncello. «Io credevo che i cavoli fossero tutti verdi.» «È tutto?» chiese il signor Inganni mettendo sul banco le cose richieste. «Sì, tutto eccetto una carriola.» «Una carriola piena di piselli, immagino.» «Ma signor Inganni, una carriola per portare a casa tutta questa roba!» Bastoncello e Abigail si diressero verso il bosco intricato. Dopo un po' videro che gli alberi si scuotevano tutti. Nonna Nodo stava di nuovo soffiandosi il naso. «Sono tornato, nonna!» esclamò Bastoncello. «Ho fatto tutta la spesa!»
Nonna Nodo spalancò gli occhi alla vista della grande carriola che stava davanti al suo grande naso e al suo grande fazzoletto. «Qualcosa non va?» «Sicuro!» strillò lei. «Cos'è tutta questa roba? Ecce! Una brocca di pane, due mazzi di burro, due sacchi di latte!» «Io ho fatto del mio meglio, vero Abigail?» «Proprio così!» confermò lei affacciandosi alla porticina verde nel cappello di bastoncello. «Tu non ti mischiare, spilungona!» sbottò la nonnina. Bastoncello stava giusto per dare a Nonna Nodo la cura per il raffreddore che aveva comprato dal dottor Foglia quando qualcuno bussò alla porta. Mise giù il barattolo e andò ad aprire. Siccome era molto curiosa, Nonna Nodo aprì il barattolo, cacciò la punta del suo lungo naso nel liquido e cominciò a fare bolle di schiuma. Alla porta c'era il signor Inganni. Aveva portato dei fiori alla nonna e un cestino con le cose che Bastoncello avrebbe dovuto comprare. «Avevo solo voglia di scherzare un po' con te, Bastoncello. Amici come prima, eh?» In quel momento dalla cucina echeggiò un grido lacerante. «Bastoncello, aiuto! Vieni presto!» «Sì!» Bastoncello e il signor Inganni corsero in cucina e quasi morirono dal ridere alla vista di Nonna Nodo. Il suo naso era tutto ricoperto da una fitta peluria bianca. «Ma non state lì a guardarmi! Fate qualcosa!» strillò. Il signor Inganni prese in mano il barattolo e riconobbe subito il famoso intruglio per calvi del dottor Foglia. «Non temete, la medicina del dottor Foglia non ha mai funzionato. Domattina cadranno tutti!» Intanto i peli cresciuti sul naso di Nonna Nodo erano così folti che il suo raffreddore si scaldò e se ne andò. «Beh, non tutti i mali vengono per nuocere! Sono guarita!» disse la nonnina. «Festeggiamo l'avvenimento con una bella torta al miele!» E si sedettero tutti insieme a far merenda. Perfino Abigail fu autorizzata a partecipare al festino. «Basta che si pulisca bene tutti i piedi!» commentò Nonna Nodo. Il porcellino salvadanaio volante. La mamma mi aveva regalato per il mio compleanno un fantastico salvadanaio a forma di porcellino. Era tondo e rosa, con su scritto Made in China, che poi vuol dire fatto in Cina. L'avevo appoggiato sul davanzale della finestra in camera e ogni settimana mettevo qualche moneta nella fessura che aveva sulla schiena. Un bel giorno decisi di comprare un lettino nuovo per la casa della mia bambola. Presi il porcellino, aprì il tappo di gomma che aveva sotto la pancia e lo scossi ben bene. Ma non venne fuori niente, nemmeno una monetina. «È vuoto!» gridai. «Sono settimane che ci metto delle monete e non ce n'è nemmeno una! Dove sono finite?» «Le ho mangiate!» «Cos'hai detto? Quasi non credevo alle mie orecchie!» «Tu mi hai dato monete e io le ho mangiate!» ripeté il salvadanaio. «Ma tu parli!» «Certo, se qualcuno mi interroga!» «Allora dimmi dove sono le mie monete!» «E tre, ti ho già detto che le ho mangiate!» «Ma non ci sono nel tuo stomaco!» «Perché le ho digerite?» disse Cina. «Da dove credi che prenda le mie energie?» «Allora sei cattivo!» dissi dandogli un'altra scossa. «Voglio le mie monete, ridammele subito!» «Non posso!» disse lui arrabbiato. «Però possiamo prenderne delle altre!» «Ma dove?» «E dove credi che crescano le monete?» disse impaziente Cina. «Nella zecca reale, nel palazzo del principe dei ricchi, no? Se vuoi ti ci porto in volo. Ma prima devi darmi da mangiare. Sto morendo di fame. E non volo a stomaco vuoto!» Andai a prendere la mia collezione di monete straniere e le introdussi nella fessura.
Man mano che mangiava, il porcellino si ingrossava, finché in breve mi ritrovai nella stanza un grosso porcellino rosa. Montai sulla sua groppa e Cina decollò dalla finestra aperta. Ma volava all'indietro. Perché voli all'indietro? Chiesi, sedendomi al contrario per vedere dove stavamo andando. La zecca reale è molto, molto indietro, rispose. Vuoi dire molto lontana? No, voglio dire molto indietro, nel tempo. Per questo vola all'indietro. Mi resi subito conto che stava dicendo la verità. L'aria si riempì di fumo e fiori di fuoco ci scoppiavano intorno. Ma che succede? Sono spari, disse Cina tranquillo. C'è una guerra laggiù. Cominciai a chiedermi se il porcellino non fosse un po' matto. Vuoi dire che potrebbero sparare addosso anche a noi? Cina non rispose, perché proprio in quel momento fummo ricoperti dai veli bianchi di un grande paracadute. E l'uomo che penzolava lì sotto, con una giacca di pelle di pecora e grandi occhialoni, atterrò proprio sulla schiena del porcellino. Oh, salve! Esclamò il pilota. Sono salciato perché mi hanno colpito. In quel momento vedemmo precipitare vicino a noi il suo aereo in fiamme, che si inabissò nel mare. Spero non vi dispiace darmi un passaggio. Cina grugnì un po' seccato. Come mai voliamo all'indietro, vecchio mio? Chiese il pilota, che fu molto contento nell'udire che stavamo andando alla zecca reale. In effetti, sono anch'io un po' al verde, disse. Ho lasciato il portafoglio sull'aereo. Il viaggio continuò all'indietro e dopo un po' ci imbattemmo in un esploratore in pallone. Deve essere un centinaio d'anni prima di ieri, pensai, guardando i suoi strani vestiti. Mi portate con voi? Chiese mentre gli fluttuavamo accanto. Il vento soffia nella direzione sbagliata e non arriverò mai dove voglio andare. Se vieni con noi, gli dissi, arriverai solo alla zecca reale. Ma l'idea gli piacque e montò anche lui sul porcellino. Eravamo andati sicuramente un altro migliaio di anni indietro, quando Cina inciampò a mezz'aria. Quasi quasi cadevamo tutti di sotto. Ma che idea, lasciare qui una corda, grugnì, riprendendo il volo con la corda ancora attorcigliata alle zampe. Plego, lasciale, aquilone, disse una vocina sotto di noi. Guardammo in giù e vedemmo un cinese sollevato a mezz'aria e aggrappato all'estremità della corda. Sopra di noi un aquilone fluttuava come un uccello colorato. Cina si era impigliato in un antico aquilone cinese. Perché l'uccello non guarda dove vola? Chiese il cinese mentre si arrampicava sulla corda e ci raggiungeva in groppa al porcellino. Spiegai che stavamo volando indietro nel tempo. Tutti ammirammo l'aquilone e facemmo al cinese un sacco di complimenti, visto che erano stati proprio i cinesi a inventare i primi aquiloni. Il nostro passeggero si rasserenò subito. Cinesi inventato anche banconote, ci disse quando gli raccontammo che stavamo andando a cercare soldi. Cina rabbrividì. Bah, io non mangio mai soldi di carta, grugnì. Continuammo a volare all'indietro oltre l'inizio del tempo. Girammo a sinistra e il palazzo del principe dei ricchi ci apparve all'orizzonte. La zecca reale si stagliava imponente, tintinnando di mille monete. Un grosso gatto reale dalla schiena inarcata faceva la guardia, ma non poteva tener testa a un porcellino volante e a un pilota da caccia, a un esploratore, a un cinese e naturalmente a me. Mentre il gatto li rincorreva in mezzo alla salvia e al timo, io sgattaiolai nella zecca reale e mi riempì le tasche con le monete che pendevano dalle piante. Quando Cina mi raggiunse, gli feci il pieno di monetine e poi salimmo tutti a bordo per il viaggio di ritorno. Questa volta volavamo in avanti, naturalmente, e il porcellino filava con le orecchie svolazzanti nel vento. Ma con quattro passeggeri sulla groppa, Cina presto si stancò e gli venne fame. Ancora monete, grugniva, e io gli infilavo manciate di monete nella fessura. Ma dopo un po', mi dispiace, disse ansimando, qualcuno di voi deve scendere, siete troppo pesanti per me. Scendo io, disse l'esploratore, siamo proprio in vista del mio pallone d'aria calda, guardate là, eccolo. Il pilota decise di unirsi all'esploratore nel suo viaggio intorno al mondo e il cinese si lasciò scivolare a terra sulla corda del suo aquilone. Fu così che ci ritrovammo di nuovo soli, il porcellino volante e io. Ma durante il viaggio mi toccò mettergli nella fessura tutte le monete rimaste. Ho ancora fame,
si lamentava Cina, mentre il suo stomaco vuoto brontolava. Io chiusi gli occhi e mi tenni forte in caso fossimo precipitati. Quando li riaprii, eravamo nella mia camera da letto e il porcellino giaceva per terra, piccolo e muto come al principio. Lo raccolsi e lo scossi. Niente. Guardai dentro la fessura. Nemmeno una monetina. Corsi in cucina e gridai alla mamma. Non ci sono più i soldi nel mio porcellino salvadanaio! Oh sì, cara, mi dispiace. Li ho presi io per pagare il lattaio. Vediamo un po'. Quanto c'era dentro? Eccoteli. Mi dette due banconote nuove di zecca. Le strinsi, ricordandomi che Cina non mangiava mai soldi di carta. Cosa dici, mamma? Se io imparo a risparmiare, il porcellino potrà volare, rispose sorridendo la mamma, che conosceva questa vecchia storia. Nel paese di Bam Bim Bu. Nel paese di Bam Bim Bu, la gente è rossa, bianca e blu. Non si soffia mai il naso e non si veste nemmeno per caso. Ma che cose che fanno laggiù? Nel paese di Bam Bim Bu si fa indigestione di torte di limone, si vendono volpi costosissime in scatole rosa, bellissime, e infusi di fior di bambù. Nel paese di Bam Bim Bu non si vede mai uno gnu, ma migliaia di gattini con calzoni e cappellini fatti di zucche di caucciù. Oh, Bam Bim Bu, Bam Bim Bu, io ci vado, vieni anche tu. Su, andiamo, non dormire, il treno sta per partire verso il paese di Bam Bim Bu. Meraviglioso Bam Bim Bu, 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 meraviglioso Bam Bim Bu. La luna nello stagno. C'era spesso del disaccordo fra gli animali. Bisticciavano, discutevano e si imbrogliavano a vicenda. E la colpa era quasi sempre di fratel Coniglio. Di solito poi facevano la pace e stavano lunghe ore insieme al sole. Ma fratel Coniglio, in tutta questa tranquillità, si annoiava. «Uffa, che uggia, che noia, che barba!» si lamentava un giorno con Sora Tartaruga d'acqua dolce. «Bisogna inventare qualcosa!» «Sei la creatura più malandrina di tutta la regione, fratel Coniglio!» disse la tartaruga. «Però non ci annoiamo mai quando tu combini qualche guaio!» «Cosa hai in mente stavolta?» Fratel Coniglio si scandalizzò. «Ma chi ha detto che voglio combinare dei guai? Io suggerivo solo di andare domani sera a pescare al vecchio stagno del mulino.» Ma i suoi occhi scintillavano maliziosamente. «Avvisa tu, Mastro Volpe, fratello Orso e compare Lupo, e se qualcosa succederà, vuol dire che ti divertirai.» «L'hai detto!» chiocciò Sora Tartaruga. «Non mi perderei lo spettacolo per nulla al mondo!» Mentre fratel Coniglio correva a casa a dormire, Sora Tartaruga cominciò il suo lento cammino verso lo stagno del mulino. «Se mi avvio ora, per domani sera ce la dovrei fare!» Tutti gli animali andarono allo stagno la sera seguente. Mastro Volpe portò la canna da pesca, fratello Orso una rete e compare Lupo degli ami. Ma fratel Coniglio era arrivato per primo e sedeva sconsolato su un tronco vicino allo stagno. «Peccato!» disse. «Siamo venuti per niente!»
Cosa? Perché? Gli animali si spinsero attraverso l'erba folta sulla riva dello stagno. Cos'è che non va, fratel coniglio? C'è stato un incidente, spiegò. Voi non eravate ancora arrivati. La luna è caduta nello stagno, così ci toccherà ritornare a casa. La luna è caduta nello stagno? Sì, se non mi credete, guardate voi stessi. Mastro Volpe, fratello Orso e compare Lupo guardarono nello stagno. E, oh meraviglia, la luna era proprio lì, tremula e ondeggiante in fondo allo stagno. Ma io volevo pescare dei pesci persici, disse Mastro Volpe. E io che volevo acchiappare un luccio, disse fratello Orso. E io che volevo prendere una trota per mangiarmi la cena, disse compare Lupo. E io che cercavo dei gamberetti, disse sora Tartaruga. E tu cosa volevi pescare, fratel coniglio? E i due si strizzarono l'occhio. È proprio seccante davvero, sospirò fratel coniglio. Stasera nessuno potrà pescare niente, a meno che non tiriamo fuori la luna. Tutti si grattarono la testa perplessi e aspettarono che a fratel coniglio venisse un'idea, perché lui di idee ne aveva sempre da vendere. Ecco cosa faremo, esclamò d'un tratto. Andrò a casa di Tartaruga del Fango a chiedere in prestito una grossa rete. Abbiamo bisogno di qualcosa di grosso e resistente per tirar fuori la luna. È d'argento puro, sapete? Aspettatemi qui e non fate niente fino al mio ritorno. E con un guizzo del suo codino bianco, fratel Coniglio se ne andò. Almeno sembrava che se ne fosse andato. Solo sora Tartaruga notò la punta di due orecchie pelose che spuntavano da un cespuglio. Argento puro, disse a voce alta. Chissà quanto può valere. E ad un tratto fratello Orso si mosse con la sua rete. Presto, prima che fratel Coniglio ritorni, tiriamo fuori la luna e dividiamocela fra noi. Mastro Volpe e compare Lupo osservavano impazienti fratello Orso inseguire la luna. Dapprima gli parve che avrebbe potuto prenderla con la zampa, ma mentre si sdraiava sulla pancia e allungava il braccio, la luna sembrò sfuggirgli di sotto e allontanarsi nel lago. No, così non va, disse. Bisogna che usi la rete. Per non bagnarsi i piedi, i tre rimasero sulla riva, gettarono la rete là dove la luna scintillava e poi la ritirarono. Ma la luna nella rete non c'era. Provarono di nuovo e ancora la rete rimase vuota. Non la buttiamo abbastanza lontano, disse Mastro Volpe. Se entriamo tutti e tre nell'acqua, possiamo avvicinare bene la rete alla luna. Ci provarono, ma compare Lupo cominciò a rabbrividire per il freddo. Questa volta ce l'abbiamo fatta! Ma ancora niente luna. Intanto compare Lupo era arrivato al limite dell'acqua bassa. Mise un piede in fallo e... Patapunfete! Precipitò nell'acqua profonda tirando la rete dietro di sé, ma anche Mastro Volpe era attaccato alla rete e perciò anche lui... Ma anche fratello Orso era attaccato alla rete e anche lui venne spinto in acqua. Con tutti gli spruzzi che sollevarono, il riflesso argenteo della luna in fondo allo stagno si infranse in mille pezzi e svanì. E intanto loro si agitavano e schizzavano acqua tra strilli e lamenti. Fratel Coniglio rise tanto da arrotolarsi nei cespugli e sora Tartaruga ritirò la testa nel suo guscio perché nessuno la vedesse sghignazzare. Quando riguadagnarono la riva,
fratello Orso, mastro Volpe e compare Lupo berciavano e litigavano dandosi la colpa a vicenda. Tu mi hai buttato sott'acqua! Dovevi lasciare andare la rete! E l'idea di chi è stata? Ho gli stivali pieni di fango! Fratel Coniglio era raggiante. Ben gli sta, pensò fra sé. Ma poi aiutò gli animali inzuppati a tirarsi fuori dallo stagno. Essi lo guardarono torvi, pensando che c'entrasse in qualche modo. Dannato coniglio! Sibilò compare Lupo guardando la luna alta nel cielo. Non mi hai ancora detto cos'è che volevi acchiappare tu stasera, fratel coniglio? Ridacchiò sora tartaruga. Ah no? Rise fratel coniglio. Beh, avevo in mente di acchiappare un paio di grulli e con la luna come esca mi pare proprio di esserci riuscito. L'orso gentile. Il cacciatore Otto un giorno catturò un orso bianco così grosso, così bello e così gentile che decise di regalarlo al re di Danimarca per Natale. Mentre viaggiava attraverso le montagne, cadde la notte. Ripariamoci dal freddo, disse Otto. Là c'è una casa dove possiamo chiedere ospitalità. Bussò alla porta e una voce rispose. Perché bussate? Le altre volte non vi siete presi il disturbo di farlo. Intanto facce allarmate di bambini spiavano da dietro i vetri. Oh, mi dispiace, disse il contadino Peter aprendo la porta. Credevo che fossero quei maledetti spiritelli. Spiritelli? Si stupì Otto. Il mio amico Orso ed io stiamo solo cercando un posto sicuro dove passare la notte. Allora stareste meglio nelle grotte, suggerì la moglie del contadino. Noi ci stavamo proprio per andare. È la vigilia di Natale, sai, e ogni vigilia una banda di spiritelli maligni scende dalle montagne e invade la nostra casa. Mangiano tutto quello che possono trovare e ci bevono tutta la birra. Sfasciano i mobili e spaccano i piatti e poi si infilano nei nostri letti senza nemmeno togliersi gli stivali. Allora è proprio un bene che siamo capitati qui stasera, disse Otto. Lasciateci dormire in cucina e vi assicuro che questa volta non avrete bisogno di rifugiarvi nelle grotte. Così il cacciatore si stese davanti al fuoco, l'orso si accoccolò sotto il tavolo e il contadino e sua moglie se ne andarono di sopra a letto. Allo scoccar della mezzanotte, intorno alla casa si levò un coro di risate stridule e di versacci orribili. Poi gli spiritelli maligni urlarono in coro. Contadino Peter, siamo venuti a mangiare il pranzo di Natale. Ci senti? Sarà meglio per te che sia buono, altrimenti... Forzarono la finestra e ruppero in casa, la più ributtante masnada che Otto avesse mai visto. Aprirono tutti gli armadi e i cassetti e cominciarono a divorare tutto il cibo che capitava loro sotto mano. Uova intere, carne cruda, patate con la buccia e tutti i dolci dell'albero di Natale. Bevvero tanta birra che alla fine barcollavano, si urtavano e cantavano canzonacce a squarciagola. Oh, guarda, disse uno spiritello ubriaco. Guarda che bel gattino. L'orso aprì un occhio. Mangia una salsiccia, gattino! Mugolò un altro spiritello e ficcò una salsiccia bollente sotto il naso dell'orso. L'orso bianco balzò fuori da sotto il tavolo e con una zampata scaraventò lo spiritello fuori dalla porta e in mezzo alla neve. Avreste dovuto vedere le facce degli altri spiritelli alla vista delle dimensioni del gattino. Un fuggi-fuggi generale. Chi saltava dalla finestra, chi su per la cappa del camino. L'orso li inseguì fuori nella neve e li fece scappare a gambe levate in direzione delle montagne. Il contadino e sua moglie scesero le scale ancora un po' impauriti. Vi assicuro che gli spiritelli maligni non vi daranno mai più fastidio, rise Otto.
Riconoscente, la moglie del contadino preparò loro tante cose buone per il viaggio. Il giorno dopo, Otto ripartì con il suo regalo per il re. Intanto la notizia si era sparsa fra gli spiritelli del paese. Non andate mai da Peter la vigilia di Natale. Ha un gattino gigante.